Per arrivare a Gstaad, nella Svizzera tedesca, si può prendere un treno da Ginevra a Montreux. Qui scendere e prenderne un altro. Ma in realtà chi viene in vacanza qui arriva soprattutto con aerei privati. In montagna, di aeroporti privati come questo, ne esistono pochi al mondo. Com'è meglio arrivare a Gstaad, in treno, in aereo? Questo è un aereo. È il suo? No, è di un club. Il Palace, che domina il paese, è uno degli alberghi più lussuosi e antichi della Svizzera. La sera ci si ritrova qui e si può incontrare il principe del Qatar o Carol Asher, erede della famiglia fornitrice di diamanti delle reali case di tutta Europa. Alla sua sinistra il fidanzato Olivier, banchiere, e di spalle l'ex marito Alfonso Telese. Sarebbe più facile per me andare a Cortina, un'ora di macchina da Treviso, e vai su a Cortina. Invece no, vengo qua. A Gstaad. Fino a 1000 metri, stanno tutti bene. Oltre i 1000 metri, un bicchiere di vino bianco ti fa ubriacare, ok? L'aria diventa più fine, ok? Se giochi a golf la palla va più lunga. C'è un lusso di che tipo qui a Gstaad? È un po' diverso. È un lusso ricco. È un lusso ricco. E lei quanto ha speso stasera a cena? Sono stato invitato stasera. Comunque non costava poco perché il vino era molto costoso. Più o meno ci dica, tanto ormai hanno pagato. 5.000. Eravate 6? 5. Il prestigio di Gstaad è dato anche dal Rosé, il collegio dei re, dove tutto il jet set internazionale manda a studiare i propri figli, dai 6 ai 18 anni. Nessuno dei direttori però accetta di parlare con noi e ci vietano perfino di filmare la scritta con il nome del collegio. Quanti studenti ci sono? 450. 450? Tanti? È internazionale, ci sono tutto il mondo, sì. Anche italiani? Sì. Perché qua il campus fino a gennaio è a Ginevra, a Roll. Sì, e poi svernano, vengono qui a Gstaad per 2 mesi. Sì. Per sciare, anche fare attività. Certo costa tanto però, quanto costa tipo 90, cioè 100.000 franchi l'anno. Ed è uno dei collegi più importanti, più prestigiosi al mondo, dove si mandano i ragazzi. Non so se sia più importante o più prestigioso, è sicuramente uno dei più costosi. Lei manda suo figlio, Rosé? Mia moglie manda mio figlio, nostro figlio. E quanto costa? Non lo so, non gliel'ho mai chiesto perché ho paura che mi chieda di pagare metà. Tu immagini, quando ci siamo sposati, 1250 persone, placé, a casa, a Saint-Tropez. Ma no, quanto avrà speso il matrimonio, il suo matrimonio? Ah, 2-3 milioni. Questa è la ricchezza. La ricchezza non è per tutti. Che è per pochi. Abbiamo i francesi, ma anche gli italiani, che hanno anche un po' paura di venire adesso in Svizzera a spendere i soldi. Perché? Ci sono le telecamere alla dogana svizzera-italiana, apparentemente, che filmano ogni macchina che passa. In Italia i miei colleghi italiani mi hanno detto che adesso la legge vuole che nei alberghi italiani uno non può spendere più di 1000 euro in contanti, in cash. Allora tanti pensano che anche la legge è così qua in Svizzera. La ricchezza voi come la vivete?
normale come tutti gli altri. In fin dei conti ci sono i momenti in cui comunque vivi un po' di lusso e poi nei momenti in cui hai una vita normale come tutti gli altri. Almeno al mese quanto bisogna guadagnare per essere ricchi qua? Certo. Per me pure quello che guadagna una persona normale tutta una vita. Vi posso chiedere ai vostri genitori che lavoro fanno, se me lo potete dire? Allora, mio padre fa il commercialista, invece mia madre ha delle farmacie. Ok. E mio padre è notaio. Beh, la crisi c'è e non la vivo in prima persona. Le persone purtroppo non ce la fanno perché non c'è crescita. Viene spesso, com'è? Tutti gli anni, da 15 anni. Viene da una famiglia agiata, immagino, no? Non lo so, dipende dai suoi standard. Ci sono persone. Ecco, qual è lo standard? Secondo lei? Chiedo a lei, per esempio, per la sua esperienza personale e quella degli altri, qual è il budget che fa di una persona ricca? Beh, diciamo, non in povertà dopo un dollaro. Dopo un dollaro non si è in povertà, secondo le organizzazioni internazionali, al giorno. No, vabbè, però mi risponda sinceramente. Adesso lei non può pensare che una persona non sia povera con 30 dollari al mese, lei che è qui al Palace, no? In teoria non è povertà. Dipende uno che stile di vita. È normale che se guadagna 3.000 euro al mese ma ne spende 4.000, non è di certo una persona agiata. Una persona che invece ne guadagna 1.000 ma vive benissimo con 800, c'è una bella differenza. Come si fa a vivere benissimo con 800 euro? Lei vivrebbe benissimo con 800 euro? Non lo so, tu vivi bene con 800 no. euro? Il mercato immobiliare a Kstad va talmente bene che l'unico problema è che la domanda supera l'offerta. Ma l'ossessione per la privacy qui è così forte che diventa un'impresa avere anche delle semplici informazioni. Non potresti andare da qualcun altro a chiedere informazioni? Vende come un Picasso, non si sa che prezzo. Un appartamento con 3 stanze si affitta a 2 settimane per 30.000 franchi, yeah. 25.000 euro. Mm-hmm. Mentre uno chalet grande, quindi yeah. con 7 stanze, sempre per 2 settimane, mm-hmm. si affitta per 95.000 euro. 95.000 euro, 2 settimane, uno chalet. Il Park Hotel è l'albergo di Ernesto Bertarelli, considerato da Forbes uno degli uomini più ricchi del mondo, con un patrimonio personale di quasi 11 miliardi di dollari. Beautiful suite. Per quante persone è questa bellissima suite? 6 persone, con 3 camere e un salone. Il prezzo è 13.700 franchi. 13.000? Sì, 13.700 franchi a notte. Questo weekend l'albergo è totalmente al completo. A Gstaad la crisi non c'è. Geronzi, Caltagirone, Dini, Valentino, Antinori. Certo è molto difficile avere informazioni qui. Sì, anche per noi che viviamo qui. Ecco, finalmente l'abbiamo trovato. Questo è lo chalet di Valentino e siccome è una casa per le vacanze, in questo momento ovviamente non ci sono. E questa è una delle zone più belle e più esclusive di Kstad, vicino al Palace Hotel. Questa dovrebbe essere casa di Lamberto e Loredana Dini. Non risponde nessuno. Ecco, questa qui invece è casa di Chiara Geronzi, la figlia di Cesare Geronzi, e del marito Fabrizio Lombardo. Le finestre sono aperte, ma insomma abbiamo chiamato, non c'è nessuno. Bella casa. Volendo acquistare una casa, fa già questa faccia, una casa qui a Kstad, diciamo una zona più o meno intorno all'Hotel Palace, a metro quadro, quanto può costare? La Madonna, lì non potrei neanche rispondere. E poi magari non so se ci sono possibilità lassù. Ci saranno di sicuro, ma allora bisogna avere il portafoglio ben pieno. Sì, Mi dicono tipo 60.000 euro a metro quadro. Può anche di più. Anche di più, magari. Il Vishpillen è lo chalet più antico di Kstad. È del primo marito di Januaria Piromallo, nobildonna napoletana che vive tra Kstad, dove studiano i suoi figli, e Milano. La data su un armadio, 1772, ed era una casa di contadini bien, abbastanza ricchi.
Questo qua è 20 milioni di franchi. 20 milioni di franchi. Io vorrei dire una cosa di Gstaad. Gstaad è divisa in caste. Allora, ci sono i multi miliardari, a questa categoria appartengono i vari Bernie Ecclestone, il patron della Formula 1, Ernesto Bertarelli. Valentino, che è uno chalet Valentino, qui. Sì, Valentino non appartiene alla categoria dei multi miliardari. Ci sono i multi miliardari, quelli che hanno che beneficiano del cosiddetto forfait fiscale. Cioè appunto scendono a patti con la commune e decidono in base alle loro ricchezze. Dopo la cassa dei multi ci sono i milionaire, i milionari, quelli a cui appartengono appunto Valentino, Geronzi, sì. Esatto, li sei già perché Dini. Ti sei informata, Dini, Zingoni, Agnelli, Camerana, Incisa, Antinori. Antinori, e dopo i milionaire ci sono. Non c'è niente nel mezzo e poi si arriva alla gente più comune come noi e poi ci sono i local. Ovviamente il discorso caste non contempla la categoria di indigenti, esatto, qui poveracci non ce ne sono.